È impressionante effettivamente vedere una platea di questo genere, apre il cuore, vi ringrazio uno ad uno di cuore per la vostra presenza, è veramente significativo vedere una sala così gremita. Questa serata è stata voluta intensamente dal gruppo del Movimento per la Vita e dal Centro Aiuta Vita di Biella. Nasce con l'intenzione di smuovere le acque, come dice anche Gianna, di ravvivare le tematiche relative alla vita innocente nascente. Abbiamo visto una risposta notevolissima già a partire dai giornali, dall'attenzione che ci è stata data. Mai in passato si era vista una risposta di questo tipo. Gianna l'abbiamo conosciuta nel web tramite YouTube un paio d'anni fa e ci ha impressionato. Quel suo video di fronte al Parlamento australiano fa tremare le gambe. Smuove, lei arriva dritta al cuore ed è un testimone vivente, è innegabile, non puoi dire di no, quello è capitato. Quindi abbiamo pensato che potesse essere un dono averla qua a Biella, perché lei è un testimone internazionale, non è facile portarla qua, è stato molto difficile, se, le siamo stati dietro parecchio. E abbiamo scoperto che è una persona con un cuore enorme, con la capacità di perdonare chi le ha commesso uno scherzo, se vogliamo dire, un'atrocità come quella della volontà di terminarla. Ha perdonato sua madre, lei perdona le persone, scinde benissimo quello che la persona che va sempre vista, perdonata e accolta dal fatto, se vogliamo, in un certo senso dal peccato o comunque dal gesto che innegabilmente assume un connotato di gesto innaturale contro quello che abbiamo scritto nel cuore, contro il diritto naturale, contro la sacralità della vita, contro il dono della vita. Per cui nei pensieri, perché ho pensato tantissimo a cosa potervi dire in questi 2 minuti introduttivi, alla serata mi sono venute in mente mille cose. La scorsa settimana sentivo una testimone uscita dai campi di concentramento che diceva: la cosa più dolorosa è oggi vedere e nel tempo vedere l'indifferenza, più ancora della violenza che c'è stata, è stato accorgersi che qualcuno non si interessava di te. In un certo senso c'è nella società questo tipo di indifferenza nei confronti del non nato, in particolare quando il non nato non è visibile. C'è da dire, per contro, che la risposta di Biella, di questa platea, è sicuramente una risposta di non indifferenza, è una risposta di ascolto, perché siete venuti a ascoltare Gianna. Quindi io chiudo, non vi voglio annoiare, non voglio parlare più di tanto. Invito Elena, presidente del Centro Aiuta la Vita, a esprimere un pensiero a nome del gruppo e poi introdurremo Gianna. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. L'associazione che rappresento, il Centro d'Aiuto alla Vita, opera in Biella dal 1982, è nata come una proposta di sostegno concreto alle donne e alle famiglie in difficoltà per una gravidanza inattesa o problematica e vuole testimoniare come si possa realmente offrire un'alternativa all'aborto. Riconoscere, accogliere, aiutare e proteggere la vita sin dal suo primo istante nel grembo materno. Questa è la nostra mission, che ci spinge a lavorare e a impegnarci con serietà e passione. I tempi che stiamo vivendo sono molto difficili. La mancanza di lavoro crea non poche difficoltà all'interno delle famiglie, di per sé già molto fragili.
Non si riesce più a far fronte a tutte le spese, aumentano gli sfratti, un bambino in arrivo in questa situazione rischia letteralmente la vita. Noi vogliamo dar voce a quel bambino che non ha voce, come diceva Madre Teresa, è il più povero dei poveri e proprio perché non si vede non è in grado nemmeno di suscitare compassione, perché non è in grado di urlare al mondo la sua voglia di vivere. Dice sempre Madre Teresa, se una madre può uccidere il suo stesso figlio nel suo grembo, distruggere la carne della sua carne, vita della sua vita, perché ci sorprendiamo della violenza e del terrorismo che si sparge intorno a noi? L'aborto è il più grande distruttore di pace oggi al mondo, il più grande distruttore di amore. Che cosa facciamo al Centro d'Aiuto alla Vita? Incontriamo le donne che vivono questi momenti di ansia, preoccupazione e spesso di solitudine e finiscono per convincersi che l'aborto sia l'unica soluzione possibile, non sapendo che dovranno fare i conti con una ferita ben più profonda e lacerante. La proposta di vita che facciamo alla donna che vive una gravidanza in attesa spesso riesce a far breccia nel suo cuore, perché in fondo ogni donna è naturalmente alleata del suo bambino, ma non sempre riesce a trovare la forza e il coraggio per affrontare tutte le difficoltà. Noi volontarie del Centro d'Aiuto alla Vita offriamo la nostra amicizia, il nostro ascolto e non da ultimo il sostegno economico. Soprattutto cerchiamo di farle capire che non è sola, che possiamo aiutarla ad affrontare i suoi problemi, appoggiandoci anche a figure professionali che prestano la loro opera gratuitamente, come ginecologi, ostetriche, pediatri, psicologi e avvocati. Quello che più ci incoraggia a continuare in questa nostra attività è la gioia e l'orgoglio che vediamo nelle mamme che tra mille difficoltà accettano il loro bimbo. Molte arrivano con il loro piccolo tra le braccia e ci ringraziano. In ormai più di 20 anni di lavoro per la vita, posso testimoniare che l'accettazione di queste vite porta del bene a tutta la famiglia. A volte arriva il lavoro tanto sospirato, un alloggio da tempo cercato, si aprono delle possibilità insperate, si appianano persino le difficoltà nei rapporti di coppia e nella famiglia. La vita genera sempre nuova speranza. Ad un certo punto della nostra attività, precisamente nel 2000, abbiamo sentito la necessità di offrire ospitalità, pronta accoglienza e assistenza a quelle donne che non hanno un nucleo familiare accogliente o che sono prive di punti di riferimento, sia dal punto di vista affettivo che economico, che permettano di portare a termine serenamente una gravidanza. E così, nel 2002, è nata la nostra casa di accoglienza, Casa 2000 Accoglienza con il Cuore, e nel 2011 abbiamo aperto il gruppo appartamenti Casa Letizia, entrambi al Piazzo. Questo è quello che facciamo nel concreto, ma vorrei concludere questo mio piccolo contributo con una considerazione. Viviamo tutti costantemente in balia di mille urgenze ed emergenze, economia, lavoro, ordine pubblico, calamità naturali, benessere sociale, solidarietà. Tutto ci interroga e tutti, perlomeno a parole, desiderano dare il proprio contributo per un mondo e una società migliori. Chi come noi ama definirsi volontario per la vita è convinto che la più importante di tutte le emergenze sia quella di contribuire a diffondere una vera e autentica cultura per la vita, per noi, ma soprattutto per le giovani generazioni di cui siamo responsabili. È infatti nella logica naturale delle cose che senza vita tutto il resto non esiste. Amare e difenderla è allora questione di primaria importanza, è la vera emergenza del nostro tempo e da questa emergenza cerchiamo e cercheremo ogni giorno con pazienza e passione di far fronte. Grazie. Grazie Elena. Gianna è già entrata. Quindi Gianna, ti prego di avvicinarti. Please come, Gianna, please come here. Un bel applauso a Gianna, grazie.
Hello. How are you? Come stai? Very good. Sorry. Did not mean to yell. Scusate, non volevo urlare. I would like to thank my translator, and I cannot remember your name. Vorrei ringraziare la mia traduttrice, non riesco a ricordare il suo nome, Azzurra. Oh, Azzurra! Blue! Well, I love Italy. Amo l'Italia. And I'm happy to be in Biella. E sono felice di essere qua a Biella. And I'm a little unconventional. E forse sono un po' non convenzionale. And I just believe in being completely yourself. E credo davvero nell'essere completamente se stessi. I think this is the freest way to live. Credo che sia il modo più libero in cui vivere. Maybe not always the easiest. Forse non sempre più facile. But I think it's more interesting. Ma penso che sia più interessante. Because I've read in the Bible that it says the fear of man is a snare. Perché ho letto sulla Bibbia che dice il timore dell'uomo, la paura dell'uomo è una trappola. And it's not that I'm never afraid, it's just that I need to keep going when I am. E non è che io non ho mai paura, ma cerco di comunque di andare avanti. I have a cerebral palsy. Io ho una paralisi cerebrale. Hello. Ciao. I was never supposed to hold up my head. E non avrei dovuto mai riuscire a tenere su la mia testa. And so it is a miracle that I am walking. Perché per cui è davvero un miracolo che io possa camminare. Love that I serve a God who still in this modern day makes the lame to walk. E amo servire un Dio che ancora al giorno d'oggi fa camminare gli zoppi. I consider my cerebral palsy to be a gift. E considero la mia paralisi cerebrale come un dono. I didn't always think that. E non ho sempre pensato in questo modo. But I over time after yelling at God for many years. Ma nel tempo, dopo aver gridato a Dio per molti anni, anche urlato contro di lui. About this disability. A causa di questa disabilità. He transformed it into a gift for me. Lui l'ha trasformata in un dono per me. I'll tell you more about that later. Ma vi dirò di più di questo più tardi. One thing is that it really does help a woman's dating life. Una cosa è che questa cosa aiuta le donne nella vita di tutti i giorni. Broken legs are a wonderful deterrent for shallow men. Perché delle gambe che non funzionano bene sono un bellissimo deterrente per uomini che non valgono nulla. So, allora. So. You like that? Now I suddenly have my Rosetta Stone Italian lessons going through my head. E adesso ho questo italiano che mi gira nella testa. Una bambina. A child, a girl. Okay, so also if you are a very structured person and are looking for a very structured speech. Per cui se siete delle persone molto strutturate e organizzate, vi aspettate un discorso ben strutturato e ben organizzato. You will not be receiving one this evening. Non ne riceverete uno questa sera. I'm one of those creative type people. Io sono un tipo, diciamo, creativo. That generally frustrate those that are very, very this way. E tendo a frustrare un po' le persone che sono un po' così strutturate.
But I promise you we will get to the end even though I don't know exactly how. Ma vi prometto che arriveremo alla fine anche se non so esattamente come. There is a method to my madness. C'è un metodo nella mia follia. I just speak from the heart. Io parlo col cuore. So I'm 35. Quindi ho 35 anni. And I dreaded turning 30 for all of my 20s. E per quando avevo 20 anni ero terrorizzata nel passaggio ai 30. And here I'm 35. E adesso ho 35 anni. And life becomes more beautiful every day. E la vita diventa più bella ogni giorno. I am adopted and sorry. Sono stata adottata. And my biological parents were 17 years old. E i miei genitori biologici avevano 17 anni. My biological mother was 7 months pregnant, 7 and a half actually. La mia madre biologica era incinta di 7 mesi e mezzo. When she had a saline abortion. Quando ha avuto un aborto salino. She went to a Planned Parenthood. Lei si è rivolta a Planned Parenthood, che è questa organizzazione. Which is the largest abortion provider in the world. Che è nel mondo la maggiore organizzazione che si occupa di aborti. And they advised her that she was too young to have a baby, so she needed to go have this. E il consiglio che le diedero fu che era troppo giovane per avere un bambino, quindi l'aborto era la soluzione per lei. But it's interesting about Planned Parenthood because they are getting into a lot of trouble, and particularly in America, and one after another office is closing. Ma c'è una cosa interessante riguardo a questa organizzazione che pian piano stanno avendo dei problemi in America e una dopo l'altra i loro uffici stanno chiudendo. I don't believe they thought that day would ever come. Non credo che pensassero che questo giorno sarebbe mai venuto. On that note, I would say, well, a lot of that has to do with a lot of praying people. E credo che questo ha a che fare col fatto che molte persone hanno pregato per questo, perché questo avvenisse. But a lot of it too is there's a lot of it's important if you stand for life and stand for all that are vulnerable. Ma quando tu prendi posizione per la vita e per tutte le cose che sono vulnerabili, to do so in unity, even with your differences. È importante farlo nell'unità, anche là dove ci sono differenze. This is what I would say to Italy, to the people of Italy that love life and want to preserve it. Questo è quello che vorrei dire alle persone in Italia che amano la vita e vogliono preservarla. To work together. Di lavorare insieme. To really work together, not separately. Perché davvero lavorare insieme non in modo separato. This is a reason for much of the success of the pro-life movement in America. It is now a majority pro-life country. Questa è la ragione per il successo del movimento per la vita in America e adesso è una maggioranza davvero. Which is remarkable. E questo è davvero notevole. Anyway, comunque, so Planned Parenthood told her to do this, advised her to do this procedure. Quindi Planned Parenthood le ha consigliato di passare attraverso questa procedura. And she went to have it at 6 o'clock in the morning. Quindi lei si è presentata alle 6 del mattino. Actually, no, she went the day before, but. Okay, no, lei è andata il giorno prima. And with a saline abortion, they would inject the mother with a solution that burns the baby. E questo aborto salino consiste nell'iniettare una soluzione salina nel ventre materno. Inside and out. E questa soluzione va a bruciare il bambino dentro e fuori. To blind the baby. Va ad accecarlo. And eventually suffocate the child. E alla fine lo soffoca. Within 24 hours. Entro 24 ore. And then she's to deliver a dead baby. E poi lei partorirà un bambino morto. Except in my case. Tranne nel mio caso. I didn't die.
Che io non sono morta. And thank you. I'm happy too. Sono anch'io felice. I understand that there are always skeptics. E so che ci sono sempre degli scettici. So for those skeptics, there I do have medical records. Per cui per quelli scettici vorrei dire che ho delle cartelle cliniche. And on those medical records it says born during saline abortion. E su queste cartelle cliniche è scritto nata durante un aborto salino. Weighing 2 pounds. E pesava 900 grammi, meno di un chilo. I know who the abortionist is. So chi era il medico abortista. Because he had to sign my birth certificate. Perché lui ha dovuto firmare il mio certificato di nascita. Imagine God, I mean, just saving me in this time. I'll get more into that in a minute. E mi riesco a immaginare Dio che mi va a salvare in questa situazione, in questo momento. But I think that we're living in a time where we try to make Jesus, we want him to be just kind of like a woman all the time, very feminine all the time and never fighting anything. E parlerò di questo più tardi, però a volte noi pensiamo, continuiamo a immaginare Gesù come un po' come una donna, no? Che non combatte mai, sempre molto quasi effeminato. Just like we tell our men to basically not be men and they should be ashamed of being men. Come quando si dice agli uomini che non dovrebbero essere così uomini e dovrebbero vergognarsi di comportarsi in modo mascolino. Which I cannot stand. Cosa che io non posso sopportare assolutamente. We need to let our men be men. Noi dobbiamo permettere ai nostri uomini di essere uomini. But more on that in a moment. Ma parlerò di questo ancora più tardi. Jesus is kind and loving, but he is also a warrior. Gesù è gentile e amorevole, ma è anche un guerriero. You can see this all throughout the Bible. Vedete questo in tutta la Bibbia. He's not just sitting around begging everybody to listen. He was brave. Lui non era semplicemente lì supplicando le persone di ascoltarlo, ma lui veramente era coraggioso. And just as I believe I am created in the image of God, e poiché credo che sono stata creata nell'immagine di Dio, I believe every man is made in the image of God as well. Credo che altrettanto ogni uomo è creato nell'immagine di Dio. Born to protect women and children, not use us and abandon us. Nato per proteggere donne e bambine, non per usarci o per abbandonarci. So I think about the Lord looking at the abortionist having to sign my birth certificate. Quindi penso a Dio che guarda il medico abortista che deve firmare il mio certificato di nascita. And I just imagine him just being both equal parts merciful, like wanting to see this man redeemed. E me lo immagino che ugualmente da una parte pieno di compassione perché vuole vedere quest'uomo salvato, redento. But on the other side, a good father just going sign it. Ma dall'altra parte è come un buon padre che dice e firma. You tried to kill her and I am going to make you acknowledge her life. Tu hai cercato di ucciderla, ma io faccio in modo che tu debba riconoscere la sua vita. And I love that. E mi piace questo. Because I am God's girl. Perché io sono la bambina di Dio. He absolutely defends me. I can see it. Sometimes it drives me crazy. Lui mi difende, a volte addirittura questo mi porta fuori. But I live in the smile of God. Ma io vivo veramente nel sorriso di Dio. And I would prefer he protects me. E mi piace che lui mi protegga. Even though I don't always understand. Anche se non sempre capisco. Anyway, in ogni caso, you might be wondering where I'm going with all of this. Vi starete chiedendo dove cavolo sto andando. I'm beginning to wonder that myself. I'm beginning to wonder too. E anch'io inizio a chiedermi la stessa cosa.
So the abortionist came to work at 6 o'clock in the morning. Quindi questo medico è arrivato al lavoro alle 6 del mattino. Sorry, a mistake. No, I was born at 6 o'clock in the morning. Io sono nata alle 6 del mattino. Too early. Prima. He had not arrived. Lui non era ancora arrivato. Because he had not arrived. E poiché lui non era ancora arrivato. This saved my life. Sono riusciti a salvare la mia vita. Had he ended my life, he would have done so by strangulation, suffocation, or leaving me there to die. Perché se avesse posto fine alla mia vita, l'avrebbe fatto soffocandomi, strangolandomi oppure lasciandomi lì a morire. Because he would consider me as having no value. Perché mi avrebbe considerata come una cosa senza valore. But Jesus thought otherwise. Ma Gesù pensava, la pensava diversamente. And kept him away. E l'ha tenuto lontano. So a nurse could call an ambulance and have me transferred to a hospital. Per cui un'infermiera ha chiamato un'ambulanza e mi fece trasferire in un ospedale. This of course saved my life. E questo ha salvato la mia vita. And it was very well, it was common when a child would survive an abortion. Ed era comune quando un bambino sopravviveva ad un aborto. In America. In America. To end the child's life this way. Era comune proprio porre fine alla vita del bambino in questo modo. Until August the 5th, 2002. Fino al 5 agosto del 2002. When a very extraordinary yet reviled man. Quando un uomo straordinario. Called President Bush. Chiamato Presidente Bush. Signed into law the Born Alive Infants Protection Act. Firmò, promulgò un atto per la protezione dei bambini. In essence, stating that a child that survives an abortion ought to receive proper medical care. Che dice che questo atto dice che un bambino che sopravvive ad un aborto deve ricevere cure mediche. This, I'm afraid, is in danger with President Obama. E devo dire che temo che questa cosa sia minacciata dal Presidente Obama. Because he voted against the same legislation in the state of Illinois. Perché ha votato contro questa stessa legislazione nello stato dell'Illinois. He did not believe that a child that survives an abortion ought to receive proper medical care. E lui non credeva e non crede che un bambino che sopravvive ad un aborto debba ricevere cure mediche. So there are interesting days ahead for America. Per cui ci sono davanti a noi in America ci sono dei giorni interessanti. So I was then in the hospital, placed in the incubator. Per cui io ero in questo ospedale, sono stata messa in un'incubatrice. And being so small, only 2 pounds. E poiché ero così piccola, pesavo solo meno di un chilo. Expected to die. Si aspettavano che morissi. And then I didn't die. E io non sono morta. So after a while, they said this baby girl has a tremendous will to live. Per cui dopo un po' si sono detti questa bambina ha un desiderio disperato di vivere. She does not want to die. Lei non vuole morire. Mm-hmm, that would be right. Eh sì. And then I was placed in a foster home. Poi sono stata messa in una casa di affidamento. And those people decided they didn't like me. Now, how is this possible? E queste persone che mi presero in affidamento decisero che io non gli piacevo, ma com'è possibile questa cosa? I was just trying to be born. Io semplicemente volevo essere nata, basta. You know, trying to live in the world, having done nothing to anyone. Cercavo semplicemente di vivere in questo mondo, non avevo fatto niente a nessuno. I also find it interesting that people that favor abortion love to say that it's about women's rights. E trovo anche interessante che le persone che sono a favore dell'aborto dicano che riguarda un diritto della donna. But if it's just about women's rights, then what were mine? Ma se la cosa riguarda solamente il diritto della donna, allora qual era il mio diritto? There wasn't some radical feminist yelling about how my rights were being violated that day. Non c'è stata nessuna femminista radicale che gridasse per i miei diritti quel giorno. In fact, they would have preferred that I had died. E in effetti preferivano che io
avrebbero preferito che io fossi morta. In fact, I remember when I was a teenager. E in effetti mi ricordo che quando ero una adolescente, a woman who's an advocate for abortion, una donna che è un avvocato per l'aborto, was told about my survival. Le fu detto della, insomma, della mia storia, del fatto che sono sopravvissuta all'aborto. And her response is shocking, but it does not surprise me. E la sua risposta è scioccante, ma davvero non mi sorprende. She said, "We always hope for fetal demise." Lei disse, noi speriamo sempre for the baby to die. We always hope for fetal demise. Okay. Speriamo sempre che il feto muoia, il bambino muoia. But ha! Ma guarda un po'. I didn't die. Non sono morta. So placed in this first home and not being loved, I had to be removed. Per cui in questa casa non ero amata e quindi mi dovettero togliere da questa casa. They would shut me in a room for long periods of time. In questa casa mi rinchiudevano in una stanza per molto tempo. And this is very traumatizing for a baby. E questo è un trauma davvero per un bambino. So then I was placed in another home. Per cui sono stata spostata in un'altra casa. By this time I was just 17 months old. E avevo 17 mesi all'epoca. 32 pounds. E pesavo 32 libbre. Dead weight, unable to move. Ma era un peso morto perché non potevo muovermi. And they said, Gianna will never move. E loro dissero, Gianna non si muoverà mai. She'll never do anything but lay here. Non farà mai nulla se non stare sdraiata lì. But Penny, my new foster mother, ma la mia nuova madre adottiva, Penny, decided to pray, decise di pregare, and work very hard, e lavorò davvero molto, and did my physical therapy 3 times a day, e si occupò della mia fisioterapia 3 volte al giorno. I never had trouble with speech. Non ho mai avuto problemi a parlare, which is probably evident. Che è evidente, direi. But with every doctor, as well-meaning as they were, saying, Gianna will never, Gianna will never. E con tutti questi dottori che, anche ben intenzionati, dicevano, Gianna non riuscirà mai, non riuscirà mai a fare questo, quell'altro. She was polite, but she ignored them. Lei fu gentile, fu cortese, ma li ignorò. And she kept working. E continuò a lavorare. And I began to hold up my head. E io ho iniziato a tirare sulla testa. And then of course they said she will never sit up. E poi chiaramente loro dissero no, ma non riuscirà mai a sedersi. Gianna will never crawl, she'll never walk, all of this. Gianna non gattonerà mai, non camminerà mai. And I did. E io l'ho fatto. At 3 years old. A 3 anni. With a walker, I don't know what are they in. Yes, yeah. Con l'aiuto di un tutore. I don't know why I'm trying to figure out how to say walker in Italian, but okay. No idea. But a walker and leg braces is how I walked. E quindi camminavo con questo tutore. And now I have no walker or leg braces, just this limp that you see. E adesso io non ho nessun tutore, ma ho semplicemente questo zoppichio che vedete. And I fall occasionally. E di tanto in tanto cado, but gracefully, ma con molta grazia, as a lady would. But I'm kind of passionate about life and living. È davvero una passione per la vita e I'm per il vivere. Intense. Sono molto intensa. I will have a epic love story. Io avrò una storia d'amore epica. Everything about my life is just full of life. E tutto quello che riguarda la mia vita è davvero pieno di vita. I don't want average. Io non voglio la mediocrità. I don't want mediocre. Non voglio la mediocrità. I want everything that God made for me to have when He made me. Io voglio tutto quello che Dio ha progettato che io avessi quando mi ha creata. And so So one day un giorno
I wasn't exercising or doing any physical fitness whatsoever. Non facevo nessun tipo di movimento, nessun tipo di attività fisica. For a long time. Non ho fatto niente di tutto ciò per molto tempo. And then I just decided that I would run a marathon. E quindi a quel punto ho deciso semplicemente che avrei corso una maratona. I was a little bit angry. Ero un po' arrabbiata. This is before I went to my psychologist. Questo prima di andare da uno psicologo. I love my psychologist. Amo il mio psicologo. And Jesus. E Gesù. Yeah. So I went to the gym and I met this woman who trains people and I said, "Okay, can you train me to run 26 miles? Thank you." Quindi sono andata in questa palestra e ho chiesto a questa istruttrice di palestra, allora vorrei che tu mi allenassi per correre 26 miglia che sono circa 40 chilometri. And I knew when she didn't protest that this could be done. E quando lei non protestò, ho capito che forse si poteva fare. So we began to train for a year. Quindi ho iniziato ad allenarmi per un anno. By running on my toes. Correndo sulle dita dei piedi. My left side is the most difficult side. E la parte sinistra è la più difficile per me. But when you want to run, that's what you do. Ma quando vuoi correre. And if you're angry enough, you run 26 miles. Se sei sufficientemente arrabbiato, allora corri anche 40 chilometri. Anyway. In ogni caso, I ran my first marathon in 2005 by running on my toes for 7.5 hours. Ho corso la mia prima maratona nel 2005, ho corso 40 miglia per 7 ore e mezza sulle mie dita dei piedi. I didn't run it to win it, obviously. Didn't run? Run it to win it. Ok, non correvo per vincere, chiaramente. Because I was running to win it in a totally different way. Perché io correvo per vincere quella maratona, ma in modo completamente diverso. It does say that the last shall be first one day. E veramente si dice che gli ultimi saranno i primi un giorno. And I just wanted to finish. E io volevo semplicemente finire. And so, by the grace of God carrying me. E quindi per la grazia di Dio che mi portò. He carried me to the finish. Lui mi ha trasportato fino alla fine. And that is a miracle for someone who was told that she would never move. E questo è un miracolo per qualcuno a cui fu detto che non si sarebbe mai mossa. You see, no government, no human being anywhere. Vedete che non c'è governo e non c'è nessun essere umano. Can tell you what you're going to be. Che possa dirvi quello che voi dovete essere. Only God. Solo Dio. Solo Dio lo sa. Shortly after this, I met a handsome Englishman. Poco dopo questo ho incontrato un bellissimo uomo inglese. That's a dreadful thing when you are Jane Austen fan. Questa è una cosa orribile quando siete fan di Jane Austen. And you haven't been to your psychologist. E non siete stati ancora dal vostro psicologo. This Englishman at the time, 2006. E questo uomo inglese nel 2006. Came and asked me to run the London Marathon. Mi chiese di correre con lui la maratona di Londra. So of course I thought he was proposing. Per cui io ho subito pensato che mi stesse chiedendo di sposarlo. Oh my gosh. Oddio. Oh. Anyway, no. No. It was not. No. Non era una proposta di matrimonio. In fact, I think he was probably on totally opposite political sides from me. E in effetti credo che lui fosse completamente all'opposto a livello politico dal mio pensiero. But I am a believer in Jesus. It is I am all about Jesus. I just am this way. Ma io credo in Gesù, tutto di me riguarda Gesù. And so I'm running to London thinking about, you know, weddings. Per cui io correvo su questa maratona di Londra pensando ai matrimoni. And I arrive and this poor Englishman is running away.
E lì vedevo come questo uomo inglese stava correndo. So we're running down the streets of London and he's running in front of me. Lui corre da me, cioè corre di fronte a me, davanti a me. Because I'm going, Jesus, it's all about Jesus, sir, it's all about Jesus. E io continuavo, è tutto per Gesù, riguarda Gesù. Because I knew that that would be the only way that I could possibly get across that finish line. E continuavo a ripetere questa cosa perché sapevo che era l'unico modo in cui io sarei riuscita ad arrivare alla fine, ripetermi che era per Gesù. But I also had an injury on top of my disability, so this took ages. Ma oltre alla mia disabilità, poi ho avuto anche un infortunio, quindi ci vuole del tempo. Over 8 hours this time. Più di 8 ore questa volta per finire la maratona. And I remember being 3 miles from the finish. Ed ero a 3 miglia dalla fine. And for the first time in my life thinking I was going to crumble. E per la prima volta nella mia vita ho pensato che sarei caduta, non ce l'avrei fatta. Just shutting down. Il mio corpo non rispondeva più. And I prayed. E ho pregato. And I said, Jesus, e ho detto, Gesù, I am going to be so mad. Io davvero sarò così arrabbiata. If I have to go back to America at 23 miles. Se devo mi ritroverò a dover tornare in America a 23 miglia, quindi a poco dal traguardo. You have got to get me across that finish line. Tu devi farmi arrivare al traguardo. In Jesus name. Nel nome di Gesù. And all of a sudden this Irishman came out of nowhere. The Irishman. Okay. Yeah, because the Englishman was going away. Okay. Ok, quindi all'improvviso l'inglese era davanti, è arrivato un irlandese. I'll never forget him. His name was e non Paul. Me lo dimenticherò mai, suo nome era Paul. Paul. He goes, come on, Gianna, come on! E lui ha cominciato, dai, Gianna, go dai! Now! Vai, vai, ce la fai! And he's just yelling and yelling and yelling. E continuava a gridare. And Paul, e Paul got me across the finish line. Mi ha fatto arrivare alla fine. And so I tell you this for this purpose. E vi dico questo per questa ragione. I am adopted. Sono stata adottata. But I had a very broken adoption. Ma ho avuto una adozione difficile. I'm also not a victim. Ma non sono una vittima. I can't stand victim thinking. Io non sopporto il pensiero vittimista. It makes me crazy. Mi fa uscire dai gangheri. Because when I think I'm a victim, I then become enslaved. Perché quando io penso a me stessa come una vittima, allora divento schiava, divento schiava. First inside. Prima dentro di me. And then when you create a culture of victims, e poi quando si crea una cultura di vittime, they begin to cry out to be ruled. Iniziano queste vittime iniziano a gridare per essere dominate, per essere governate. Suddenly freedom. E improvvisamente la libertà feels like too much responsibility. Viene percepita come troppa responsabilità. And tyranny becomes more appealing. E la tirannia diventa più attraente. But it is a lie. Ma è una menzogna. We are born to be free. Noi siamo nati per essere liberi. But I didn't really have a father. E io non ho mai avuto veramente un padre. On paper. Forse sulla carta. He signed my adoption papers. Ha firmato i miei documenti di adozione. He was a brilliant architect. Ed era un architetto di successo. He just didn't know how to be a dad. Ma non sapeva essere un padre. And that's okay. E va bene. Now. Adesso. But when you are a girl and a woman and you've not had a father. Ma quando tu sei una ragazza, una donna e non hai avuto un padre. You tend to beg for love. Tendi a mendicare l'amore. Physically, emotionally, all kinds of different ways, of course. Fisicamente, emozionalmente, in tutti i modi possibili. Or you choose to shut down entirely.
oppure decidi di chiuderti completamente, to not be vulnerable at all, per non essere più vulnerabile, and not let men nearby, e per non permettere agli uomini di avvicinarsi. If you had a terrible relationship with your father, se qualcuno di voi ha avuto una relazione tremenda col proprio padre, you don't need to be dating right now. Forse non dovreste uscire con dei ragazzi, con degli uomini ora. As a woman and as a girl, or as a girl, come donna o come ragazza, you need to heal. Dovete ricevere guarigione prima. I ran that race in London. Ho corso quella competizione a Londra. Because I wanted to be seen. Perché volevo essere notata. I was begging a man to just see that I am alive in the world. E veramente imploravo perché un uomo potesse notare che io sono. To acknowledge me in some way. Perché mi riconoscesse in qualche modo. And another one refused. E un altro si è rifiutato. Because when you limp, perché quando zoppicate, you get very good training in platonic love. Avete un bel allenamento nell'amore platonico. Tutto è platonico. Yes, it gets very old and very heartbreaking. È davvero è una cosa che può spezzare il cuore. The message becomes, oh Gianna, you've overcome so much. Il messaggio diventa sempre, oh Gianna, tu sei passata attraverso così tante cose. But just not enough to be loved. Ma non abbastanza per essere amata. Just keep overcoming. Continua ad andare avanti, a superare le cose. Just fight harder. Combatti ancora di più. Just be inspirational. Sii di ispirazione per le persone. And special. E speciale. When you are disabled, you hear that all the time. You are so special. Quando you sei disabile, so senti sempre questa special, frase. Special, special, sei così speciale, sei così speciale, speciale. You are so inspirational. Sei such così an inspiration. Di ispirazione, so un'ispirazione. That is not the same thing as I want you to be the mother of my children. Quella non è esattamente lo stesso che dire io voglio che tu sia la madre dei miei figli. Totally different message. È un messaggio completamente diverso. And so, when I ran that race, it was my way of begging. Quindi quando ho corso questa gara era il mio modo per implorare. And God knew that. E Dio lo sapeva. And he caused that man to run away. E lui ha fatto in modo che quell'uomo, quell'inglese, corresse via da me. Literally. Scappasse via da me letteralmente. And then I went to go heal for 5 years in front of a therapist. E poi dopo Praise questa maratona sono stata 5 anni da un terapista perché avevo bisogno di guarigione. And I didn't date. E non sono uscita con degli uomini. It was the best decision I ever made. Ed è la decisione migliore che io abbia mai Apart preso. From my decision for Christ, a parte Jesus Christ. La mia decisione per Gesù Cristo. Because I am worthy. Perché io sono degna. All women are. Tutte le donne lo sono. Of the highest, highest, most passionate kind of love. Dell'amore più elevato, più alto, più appassionato. And I would venture to say that rarely. Well, I would venture to say that this many women in the world believe that they're worthy of anything at all. E io mi azzarderei a dire che così tante donne nel mondo credono di essere degne di amore. Così tante. But you are. Ma voi lo siete. You are worthy of love. Voi siete degni di amore. And maybe no one's ever told you that before. E forse nessuno ve l'ha mai detto prima. Maybe your father was mean. Forse vostro padre era cattivo. Or maybe he ignored you. O forse vi ignorava. It doesn't mean you're worthless. Questo non significa che non siete degne. You are loved by God. Voi siete amate da Dio. And sometimes this is a broken-hearted world. You just need to hear you are loved. E questo è un mondo pieno di cuori spezzati, quindi a volte abbiamo semplicemente bisogno di sentirci dire tu sei amata. Women, we are not meant to march around the world and say, please love me, please love me, please, please. Donne, noi non siamo state create per camminare nel mondo e andare avanti ad implorare, per favore amami, ti prego amami.
We are worthy of the kind of love where the man is looking at us and he can hardly stand it. Noi siamo degni di quel tipo di amore per cui quando un uomo ci guarda non riesce nemmeno a sopportare l'amore, la passione che ha per noi. He is so happy. Ed è così felice. Because you are the most gorgeous thing he has ever seen in his life. Perché voi siete la cosa più bella e più meravigliosa che lui abbia mai visto nella sua vita. And he is willing to die for you. E lui è disposto a morire per voi. He is willing to be the bravest he has ever been. He is willing because you are worthy. Lui è disposto, lui è così coraggioso perché voi siete degne. If you have to chase him, se dovete voi inseguirlo, drive him crazy with text messaging, o farlo uscire di matto con i messaggini. No. No, non è quello il modo. Wait for the man that you want. I mean, not psycho, like, you know, you don't want him to be psycho. Ok, aspettate l'uomo. You want a choice in the matter. C'è la scelta, chiaramente. C'è una... Yeah, I've had a few that are like, I love you, and I'm like, no! Ok, ok, siete voi che dovete scegliere, non è che uno viene, vi dice, vi I amo. I don't want you to love me. Ok, deve piacervi, insomma. Anyway, that man needs to just be a nervous wreck, and he needs to chase you. Because you are worthy of it, and that's what I'm trying to say. And we have a bunch of women who don't believe they're worth anything. Okay, ci sono un sacco di donne che non credono di essere degne di quel tipo di amore, dell'amore che rende l'uomo talmente nervoso, talmente agitato che non riesce nemmeno a guardarvi. And a bunch of men who have been yelled at and berated by women. E for generations. Ci sono anche un mucchio di uomini che invece sono stati le donne hanno gridato contro di loro, hanno strillato contro di loro, una generazione intera di uomini così. Well, at least for decades they've been put down and told to not be men. E per decadi si può dire che gli uomini sono stati criticati e è stato detto loro di non essere uomini, che non dovevano essere uomini. Told how disgusting they are in every way. Le è stato detto loro come che sono disgustosi in ogni modo possibile. Told what failures they are all the time. Che sono un fallimento sempre. And on and on. E via dicendo. And so to the men. Quindi agli uomini. I would like to say something. Vorrei dire qualcosa. I am sorry. Mi dispiace. On behalf of all of the angry women in the world. Per conto di tutte le donne arrabbiate del mondo who put you down, che vi hanno criticato, demand that you behave more like women and less like men, che hanno preteso da voi che vi comportaste più come donne che come uomini, do not ask you to be brave, che non vi hanno chiesto di essere coraggiosi, all of that, o niente di simile, I'm sorry. Mi dispiace. Also, e anche, if your father was not good to you, se vostro padre non è stato buono con voi, listen to me. Ascoltatemi. You can be the person in your life, in your family, men, that change everything. Voi potete essere, voi uomini potete essere la persona nella vostra vita, nella vostra famiglia che cambia ogni cosa. Maybe you come from a long line of men who are not faithful. Forse provenite da una lunga sequela di uomini che non sono stati fedeli. You can be the faithful one. Voi potete essere quello fedele. I'm almost done. Ho quasi finito. But not quite. Ma non proprio. Is that okay? Va bene. Are you okay? State bene? Tutto a posto? Okay. Just a few moments. Solo un minuto. Because I'm not finished with talking to the men. Perché non ho ancora finito di parlare con gli uomini. Also men, if you've used women, uomini, se avete usato le donne and mistreated them in some way, o le avete maltrattate in qualche modo, you don't have to be that man anymore. Non dovete per forza essere quell'uomo ancora. It's not who you're born to be. Non è quell'uomo, non è quello per cui voi siete stati creati.
There's a reason that you love the movie Braveheart, I suppose. C'è una ragione per cui si ama il film Braveheart. There's a reason why women love it too. C'è una ragione per cui le donne lo amano anche. Because brave men are highly attractive. Perché gli uomini coraggiosi sono davvero attraenti. And faithful men. E gli uomini fedeli. Ones that will fight for what is good and right. Quelli che combattono per quello che è buono e per quello che è giusto. So, if you've been that sort of man up until tonight. Per cui se fino a stasera siete stati quel genere di uomo. You just in your chair inside or wherever tonight, you can call on the name of Jesus. Dentro di voi, lì dove siete su quella sedia, voi potete invocare il nome di Gesù. And you bring your whole life to him. E potete abbandonare a lui tutta la vostra vita. You tell him you've been that sort of man. E ditegli che siete stati quel genere di uomo. And maybe you don't even believe in Jesus. E forse voi nemmeno credete in Gesù. Tell him you don't believe in him. Ditegli che non credete in lui. Watch what he'll do. E guardate quello che lui farà. He won't punish you. Lui non vi punirà. He will set you free. Lui vi libererà. And tell him that you want to be a different man. E ditegli che volete essere un uomo diverso. And you want to be able to forgive yourself for who you've been. E che volete essere in grado di perdonare voi stessi per quello che siete stati. And he will make you the man that you were destined and are destined to be. E lui vi renderà quell'uomo che siete stati destinati e creati per essere. I repeat. Vi ripeto. You can be the man. Voi potete essere quell'uomo. That becomes the definition of faithfulness and bravery. Che è la definizione di coraggio e di fedeltà. In your family line. Nella tua famiglia lo puoi essere. And I would like to ask you to do something. E vorrei chiedervi di fare qualcosa. Because it would make me smile. Perché mi farebbe sorridere. But if there are tiny little babies sleeping, take them out in the hallway for a moment. Ma se c'è un bambino piccolo, magari dei bambini piccoli che dormono, magari dite loro di o magari portateli in un'altra zona. Don't be frightened. Non abbiate paura. It's one of my favorite things. È una delle cose mie preferite. Men. Uomini. On the count of three. Al mio tre. I want you to picture yourself in battle. Io vorrei che vi immaginaste in battaglia. Fighting for all that is good and right. A combattere per tutto quello che è giusto e buono. With blue war paint on your face. Con della pittura blu sulla vostra faccia. And a gorgeous woman watching you win the battle. E una bellissima donna che vi guarda mentre vincete la battaglia. Think Braveheart. Pensate a Braveheart. And I want you to, on the count of three, with everything in you, with no self-consciousness. E vorrei che al mio tre. Con tutto quello che è in voi stessi, senza farvi troppe domande, as loud as you possibly can, più alto che potete, I mean leaping in the air, io intendo veramente saltando dalle vostre sedie, I want you to yell freedom, vorrei che gridaste freedom, libertà, on the count of three, al tre, uomini, pronti? You might want to get this on film. Forse volete filmarlo questo. And you have to do it. You have to do it because you will make me happy. E voi dovete farlo perché mi rende felice. Okay. One. Two. Three. Grazie. I love that. Mi è piaciuto tantissimo. I have forgiven my biological mother, by the way. Tra l'altro, ho perdonato la mia madre biologica. For what she has done. Per quello che lei ha fatto. Because a life spent in bitterness is no life.
Perché una vita trascorsa nell'amarezza non è vita. And I'm a Christian. E sono cristiana. And I want to be a real one. E voglio essere una vera cristiana. And that doesn't come through my perfection. E questo non significa perfezione. But just walking with Jesus. Ma semplicemente camminare con Gesù. And I just tell him everything how I feel. E io gli dico tutto quello che sento, quello che provo. Just as I feel it. Così come lo sento. And he never shames me. E lui non mi fa mai sentire in vergogna. People try to. Le persone cercano di svergognarmi. I always get in trouble for that. E sono sempre nei guai per questo. For that reason. Per questo motivo. Because I resist shame. Perché io resisto di fronte alla vergogna. With everything in me. Con tutto quello che è in me. I was not born to be shamed. Io non sono nata per essere nella vergogna. I was born to know my maker. Io sono nata per conoscere il mio creatore. And my maker is Jesus, and he never shames anyone. E il mio creatore è Gesù e lui non fa vergognare mai nessuno. And so I just wanted to tell you that per cui volevo dirvi, she is forgiven. Go on. Volevo dirvi che she is what? Forgiven. Okay, e lei è perdonata. I'm trying to think. Sto cercando di pensare. I think that's about all, except if there's any time, if there's any time left. Se ci fosse del tempo ancora. Is there any time left for any questions, Johnny? C'è tempo per delle domande? Qualcosa? I can hear. I have excellent hearing. I can just repeat, or you can. Oh no. Yes, because you have to translate. Yeah. Hmm. I don't know. That's okay. No problem. Do you want to have a question? Was your message about women finished? Because it was very long for men. Yeah. Okay. Possiamo passare, diceva Gianna, a una fase di domande. Quindi se avete delle domande da porre a Gianna, potete farle in questo momento. May we ask you by the end to sing a song? Maybe. Oh, depending on the, I'm not sure not about now, the. Not now. I will ask you when. Maybe. At the real end. Oh. Okay. Quindi le chiedevo se dopo le domande ci può cantare una canzone, perché Gianna, tra l'altro, devo dire che è stata protagonista in diretta del film October Baby. E c'è stato un film bellissimo che ha riportato in maniera romanzata la sua vita. È un film che vi consigliamo e che proietteremo a Biella. Poi magari prima della conclusione della serata vorrei dire ancora due parole, due ringraziamenti che ho dimenticato prima. E poi un breve vorrei far leggere un breve messaggio a Roberto. Quindi se c'è qualcuno che vuole in questo momento domandare qualche cosa a Gianna, è benvenuto. Ci sono, mi diceva prima, due microfoni che possiamo portare in giro. And I don't get offended easily. Lei non si offende facilmente, quindi non. I've had horrible things said. Non vi preoccupate, dite pure quello che pensate. C'è una domanda qua davanti? C'è mica un microfono che riusciamo a far passare? Allora, ci sono due microfoni là, un ragazzo, qualcuno volenteroso che riesce a passare. Actually, just a thing, I think it's going to make it a lot longer. C'è qualcuno che riesce a far passare? Unless, ma forse, I think we can hear, I think it will go faster. Sì, è passato anche dall'inizio. Because I think they're running around. C'è il microfono. Ok. Al limite, vabbè. I think we can hear. Good day, evening. Okay, I would have a question to you. It makes me a little bit. I would like to know how it's possible that your mother, they told her at the 7 months to abort. It sounds very similar to Russian. There is a very famous hospital. You used to abort at this time a child for the industry of products of, they use the babies after for other things. So it's more strange to hear for me that your mother didn't say to abort before at the
in certain months. 7 months, it means to born alive. And usually I know from Germany pharmacy, they use these bones for the for makeup or other things. Is this the same organization? It's the same type of. Okay. Se vuole tradurre lei o se no. Okay. No, my question was. Sì. Si chiedeva se questa organizzazione. Scusate, la mia domanda era, mi sono stupito quando lei ha raccontato che al 7° mese la madre è stata proposta in questa organizzazione di fare un aborto. 7° mese mi sembra strano, io sono madre di 4 figli, ok, non ho mai abortito, però uno quando mai, credo al 2° o 3° mese, si propongo il problema e non dopo. Perciò io sapendo che c'è un grande mercato sulle feti, che si fa l'aborto, fra l'altro una farmaceutica tedesca che dà in Russia questo liquido, per far nascere, ma non muoiono dentro, perché fanno nascere e mettono sul freezer e vendono per la farmaceutica. Vendono le parti dei feti per la per i nostri trucchi e varie cose. Per utilizzare il feto per altri obiettivi, per questo la madre il 7° mese. E allora mi ha stupito questa storia del 7° mese, perché infatti è un periodo che non è più una volta. Scusate, solo una cosa, cerchiamo di essere brevi con le domande, andiamo avanti, se no non... Okay. Questo era il mio domanda. Al massimo un minuto, no, grazie mille, grazie. Facciamolo anche in italiano, poi Azzurra traduce. One thing I didn't mention earlier is that if I'm not here to condemn any woman that has had an abortion or several. Una cosa che non ho precisato prima è che io non sono qui per condannare le donne che hanno avuto un aborto o più di uno. I don't believe in abortion. I believe it is murder. Io non credo nell'aborto, io credo che sia omicidio. I know that you can hear a heartbeat at 3 weeks. Io so che si può sentire il battito del cuore a 3 settimane di vita. In the womb. Nel grembo, nell'utero. And it's interesting to me how every other area of life, when you hear a heartbeat. Ed è interessante vedere come ogni area della vita, quando senti il battito del cuore. Life is acknowledged. La vita viene riconosciuta. Unless it's in the womb. In ogni altra area della vita dell'uomo, tranne quando si tratta dell'utero, non viene riconosciuto il battito del cuore. So I believe in the truth and telling it. Io credo nella verità e nel dire la verità. But I don't believe in condemnation of the woman who has had abortions. Ma non credo nella condanna delle donne che hanno avuto un aborto. I have friends who have had several. Ho amiche che ne hanno avuti molti. But shame never healed anybody. Ma la vergogna non ha mai guarito nessuno. Grace does. La grazia sì. Now, I understand that wasn't your question, so I'm about to answer it now. Okay, adesso voglio rispondere alla domanda. Don't worry. Non ti preoccupare. I was just recalling something I had forgotten. Ma mi sono semplicemente ricordata di una cosa che avevo dimenticato di dire. So she was told to have an abortion at 7.5 months because often the word health is manipulated. A mia madre biologica fu detto di praticare questo aborto a 7 mesi e mezzo perché a volte la parola salute viene un po' interpretata male. By health it can mean stress or emotional trauma. Salute può significare stress, trauma emotivo, type of thing. Questo genere di cose. And so late term abortions are justified this way. Per cui gli aborti che vengono praticati nelle ultime fasi della gravidanza vengono giustificati in questo modo. And also the larger the baby in the womb, the more money is asked for the abortion. E più grande il bambino nell'utero, più soldi vengono richiesti per praticare l'aborto. Yes. Sorry. Chiedo scusa. Allora, sono un sacerdote del Cottolengo. Il Cottolengo
ha dato inizio a un'opera che si occupa di persone disabili, disabili profonde, disabili mentali, nel 1827. Vorrei che spendesse una parola sull'eugenetica, perché alle volte si pensa che ci sia il diritto di abortire delle vite che non potranno avere una pienezza di vita e un futuro degno della persona umana. Grazie. Ah, well, that is a lie. Questa è una menzogna. In terms of, yes, I understand. We are foolish. Siamo un po' pazzi, un po' folli. In thinking that the weaker and more vulnerable among us are less valuable. Nel pensare che i più deboli e i più vulnerabili tra di noi non abbiano valore. It's often from, sorry. Non siano degni di valore. It's often from the weakest among us that I believe we learn something called wisdom. Ma spesso è proprio dai più deboli tra di noi che noi impariamo qualcosa che si chiama saggezza. And also it's incredible arrogance. Ed è un'incredibile arroganza. For the healthy person to look at the weaker one. Per le persone che sono in salute nel guardare le persone più deboli. And try to determine their value. E provare e cercare di determinare il loro valore. Their happiness. La loro felicità. And their quality of life. E la loro qualità di vita. They don't know me. Loro non mi conoscono. Nor my soul. Né la mia anima. Nor my God, clearly. Né il mio Dio, chiaramente. If they want to end my life based se vogliono on disability, porre fine alla mia vita sulla base della disabilità. And what they don't understand is the immense happiness. Quello che loro non comprendono è l'immensa felicità that can come che proviene this way. In questo modo. I've often thought too that the weak are targeted. Spesso ho anche pensato che i deboli sono un po' un obiettivo for death, per farli morire, diciamo, per la morte. Because the vulnerable, I think, remind an unbelieving world. Perché le persone più vulnerabili riportano alla mente, al mondo che non crede, of God. Di Dio. How can ricordano you? Dio al mondo che non crede. Anch'io una domanda, se posso. Sì, vuole farla prima lei? Io mi chiamo Paola. Mi dispiace non parlare l'inglese, parlo malapena l'italiano. E stasera da casa mia, qui vicino a Candelo, sono stata quasi trascinata via di casa perché difficilmente esco. Ho 55 anni e per la prima volta stasera lei mi ha riportato indietro nel tempo. Perché credo innanzitutto che lei abbia voluto portare un messaggio molto grande a tutti di cristianità, perché Dio è solo uno, perché l'uomo non può governare l'uomo. E se posso renderla un pochino felice, io, e adesso in questo caso ti do del tu, perché potresti essere mia figlia che ha 30 anni, anch'io, reduce da una gravidanza aborto per ben 5 mesi a letto, non potendo avere figli, la mia figlia è nata. E me l'ha andata cieca, ho girato un po' il mondo facendo e vendendo di tutto e di più tranne me stessa. Si chiama Denise Droghetti e forse molti di voi la conoscono perché frequenta proprio questo posto. Parla tre lingue, è quasi una non vedente, ma all'età... Scusami, solo un secondo. Io ho pregato tanto Dio, come dice lei. Il discorso dell'aborto, non ho capito. Il discorso che io non potevo avere questa bambina perché era morta. È stata 4 mesi nel primo centro incubatrice nell'82 a Bergamo, cieca, completamente cieca. Non c'è nessun intervento al mondo, nessun intervento per cambiare la retina o la cornea, nulla. Lei ha voluto studiare, ha scelto lo studio. Ha scelto i disabili come Francesco Canale, che forse qualcuno conosce, senza braccia e senza gambe, ma che fa di tutto e di più. Quindi dico, puntare il dito o essere scettici stasera
credo che a nessuno sia permesso di farti una domanda. Io ti dico solo grazie. Grazie perché io so che Cristo c'è. Posso? Io sarei curiosa di sapere qualcosa sulla sua conversione, come è avvenuta, quando è avvenuta. Ok. Oh boy. Oh signor. I came to Jesus. Ho incontrato Gesù. My adoptive mother told me about Jesus. La mia madre adottiva mi ha parlato di Gesù. My grandmother, her mia nonna. Mother. Oh yes, because I was adopted by my foster mother's daughter. Ok, perché lei è stata adottata dalla figlia della sua madre affidata dell'affidamento, in so pratica. My foster mother Penny became my grandmother. Quindi la sua madre dell'affidamento Penny è diventata sua nonna. So though my adoption was very hard. Quindi, nonostante la sua adozione è stata molto difficile, my adoptive mother told me of Jesus. La mia madre adottiva mi ha parlato di Gesù. My grandmother showed me who he was. La mia nonna mi ha mostrato chi era Gesù. By her love. Tramite il suo amore. And I remember being little and thinking, I need someone to sing to. E mi ricordo che quando ero piccola pensavo, ho bisogno di qualcuno a cui cantare, per cui cantare. And someone to help me walk. E qualcuno che mi aiuti a camminare. And I just knew it was Jesus. E io sapevo che era Gesù quella persona. So I was told I got down on my knees when I was 3 years old or four years old. Quindi mi è stato detto che quando avevo 3-4 anni mi sono messa sulle mie ginocchia. And he's the only one that's never left. E insomma ha dato la sua vita a Gesù e lui è l'unico che non l'ha mai abbandonata. I'm not sure what the rules are. Non sa come siano le regole qua. Scusi, lei ha detto che una donna che ha abortito non dovrebbe essere punita, però allora anche una donna che uccide un bambino già nato non dovrebbe essere punita, perché non vedo nessuna differenza fra uccidere un bambino già nato e ucciderne uno ancora nel grembo. Quindi non capisco questa cosa. Io credo che lo Stato, tutto sommato, dovrebbe punire gli omicidi, è suo dovere. That's an interesting thing to have to discuss. È una cosa interessante da discutere questa. I suppose we all deserve justice. Suppongo che tutti noi meritiamo giustizia. We all deserve the harshest punishment. Tutti noi meritiamo la punizione più dura. But I believe that Jesus desires mercy. Ma io credo che Gesù desideri grazia. To give mercy doesn't mean that we have ignored the injustice. Dare grazia non significa che abbiamo ignorato la giustizia. But only l'ingiustizia, scusate. Through Jesus, the injustice has been paid for. Ma significa che attraverso Gesù l'ingiustizia è stato pagato un prezzo per l'ingiustizia. So, mercy can be given. Quindi la grazia può essere data. And I leave the rest to God. E lascio il resto a Dio.
I allowed to say yes? The chicken answer the question or ask it. Davanti alla questione aborto, tante persone dicono sono contrario, però tranne nei casi di abuso o violenza. E come, che risposta potresti dare tu a queste persone? To be against it, except for the, or to be against. Am I in favor of it? In other words, okay, that right. Yes, yes. That is actually in those cases they comprise 1% of all abortions that are performed. Nella realtà solamente l'1% degli aborti riguarda il caso di cui stai parlando tu, degli abusi e delle violenze. So the 1% is used to justify the 99%. Per cui questo 1% viene usato per giustificare il 99% che non ha a che fare con questo. And so I would like an answer first for the 99%. Per cui vorrei prima una risposta per quel 99%. That are performed for convenience. Che vengono invece praticati per convenienza. So you're the okay. Un altro argomento a favore dell'aborto è che se uno Stato vieta l'aborto e condanna l'aborto, in realtà questo non sparisce, ma cresce la parte clandestina dell'aborto con tutti i pericoli per le donne che abortiscono. Cosa rispondi? Oh goodness. I think that so much let me think through what I'm trying to say. Sure. We have been taught so many lies to justify so much death. Ci sono state insegnate così tante menzogne per giustificare così tanta morte. Life always prevails, it wins over death. Ma la vita vince sempre sulla morte. We are to preserve life, we are to defend life. Dobbiamo preservare e difendere la vita. We are not to spend our time trying to maintain death, keep it going. E non dobbiamo passare la nostra vita cercando di mantenere la morte, di tenerla viva. Sì, vabbè. There will always be difficult situations. Ci saranno sempre delle situazioni difficili. But life is difficult. Ma la vita è difficile. And we overcome and always have. E noi riusciamo a superare le situazioni, l'abbiamo sempre fatto e lo faremo. Just because something is difficult, solo perché qualcosa è difficile, doesn't justify. Questo non giustifica the taking of life and the construction of laws that enforce that. Non giustifica il portare via la vita, quindi cancellare la vita e giustificare delle leggi ingiuste che non sono a favore della vita. I'm not quite sure if I answered it well, but I did try and I did have a question for all of you. Non so se ho risposto esattamente alla domanda, ma ci ho provato e avrei io una domanda per voi. Because I love Italy and I want to respect your time. Siccome amo l'Italia e voglio rispettare il vostro tempo. I know we've been here a while. So che siamo qui da un po'. And I just wanted to see, make sure that if you're ready to go, that you can be done and we don't have to sit with questions for much longer. Per cui vorrei che, insomma, se dovete andare, insomma, che non vi sentiste obbligati, nel senso che non andiamo avanti con queste domande se c'è un tempo che voi dovete. I'm happy to converse. Voglio rispettare il vostro. But I also know when you're bored out of your mind and you're ready to go home. Mi piace conversare, ma so che se, quando uno è annoiato, insomma, vuole andarsene, deve andare. I'm thinking of both.
Quindi penso ad entrambe le cose. I leave it for you. Say. Quindi sta a voi. 5 minutes more or ancora 5 minuti? Or done. O a posto così. Or finito. Finito. You take a vote. Oh, it's a question. Okay, I guess that's 5 minutes. So 5 minutes. 5 minutes then. Should we set our timer? Io ringrazio Gesù, grazie, perché la vita è davanti a noi. Gesù l'ha voluto viva, quella nostra sorella. E su questo dico, Gesù, perdonaci per i peccati contro l'aborto, ma anche con ogni persona. Grazie. Un'ultima domanda. Quando torni? When am I coming back to Biella or just to Italy? A Biella o to in Biella? Biella. I don't know. Non so. But you're very kind. You're great people. Molto gentile, siete davvero persone fantastiche. I don't know if this microphone is the right for singing, but I just thought I'd sing a little and then I'll sit down. Non so se questo microfono è quello che va bene per cantare, però vorrei cantare prima e poi mi siedo. Tecnici, cosa dite? Può cantare col microfono? Quindi? What? I don't know. In the morning when I I'm just singing, I'm hearing this. Actually, now I want to switch songs. Soon and very soon we are going to see a king. Soon and very soon I will be going to see a king. Soon and very soon I'll be going to see a king, and I will sing hallelujah, hallelujah. I'm going to see, and there'll be no more dying there, and there'll be no more crying there, no, no more shame is there, hallelujah. When I rise in the morning, when I rise in the morning, when I rise, give me Jesus.
give me Jesus. Whoops, sorry. Give me Jesus. You can have all this world, but give me Jesus. Give me Jesus. Do you know this? You want to sing too? Come on. Cantare anche voi, se la conoscete. Come on, follow me. Give me Jesus. Sing that over again. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world, but give me Jesus. Buonanotte. Ringrazio tutti, intanto che finiamo di applaudire Gianna, di ringraziarla, non avremo mai parole sufficienti per ringraziarla. Finisco solo, chiudo con due ringraziamenti che avevo dimenticato prima di fare, per gli amici cristiani evangelici di Gianna che ci hanno dato una mano, soprattutto con l'interpreta azzurra, con la parrocchia ortodossa rumena di Biella, con le tantissime parrocchie, sacerdoti che hanno partecipato, ci hanno dato una mano, gli scout e tantissimi gruppi che sono venuti anche da molto lontano. Ringraziamo l'assessorato alla cultura che ci ha dato una mano con la diffusione dell'evento, ci ha dato un appoggio, Città Studi che ci ospita gratuitamente, ringraziamo anche il biellese che ha supportato, ha dato una mano e ci ha appoggiato pienamente, e tutti quelli che non ricordo in questo momento. Vorrei chiudere, se per carità iniziate pure anche a prepararvi per... dimenticavo ancora l'assessore alla cultura, però dicevo l'assessorato, il centro servizi volontariato per tutto il materiale pubblicitario. E inviterei Roberto a leggerci un messaggio che ho trovato veramente bellissimo, di Giovanni Paolo II, in un'omelia che fece nel 1979 a Washington. E con questo chiuderei. Vi ringrazio, chiedo scusa se ho dimenticato qualcosa e qualcuno, e buonanotte. Ci alzeremo in piedi ogni volta che la vita umana viene minacciata. Ci alzeremo ogni volta che la sacralità della vita viene attaccata prima della nascita. Ci alzeremo e proclameremo che nessuno ha l'autorità di distruggere la vita non nata. Ci alzeremo quando un bambino viene visto come un peso e solo come un mezzo per soddisfare un'emozione, e grideremo che ogni bambino è un dono unico e irripetibile di Dio. Ci alzeremo quando l'istituzione del matrimonio viene abbandonata all'egoismo umano e affermeremo l'indissolubilità del vincolo coniugale. Ci alzeremo quando il valore della famiglia è minacciato dalle pressioni sociali ed economiche e riaffermeremo che la famiglia è necessaria non solo per il bene dell'individuo, ma anche per quello della società. Ci alzeremo quando la libertà viene usata per dominare i deboli, per dissipare le risorse naturali e l'energia e per negare i bisogni fondamentali alle persone, e reclameremo giustizia. Ci alzeremo quando i deboli
gli anziani, i morenti vengono abbandonati in solitudine e proclameremo che essi sono degni di amore, di cura e di rispetto a Giovanni Paolo II e a Gianna. Grazie ancora a tutti per la risposta. Grazie. E grazie a Gianna.